Della gloriosa Vergine martire Santa Barbara fu introdotto a Paternò, ridente cittadina alle falde dell'Etna, distante circa 20 km da Catania, dai cavalieri teutonici intorno al XIII secolo. Il 22 luglio del 1576, anche a Paternò, come nel resto dell'isola, scoppiò la peste, che in pochi giorni recò morte e distruzione. Il flagello ebbe origine nell'antico quartiere di Santa Barbara, oggi dell'Itria. Qui gli abitanti invocarono la protezione della Santa Martire, la quale, accogliendo le suppliche della gente, liberò la città dalla peste. I cittadini da quel momento acclamarono Santa Barbara patrona principale di Paternò. Da qui il desiderio e la volontà dei paternesi di costruire un nuovo grande tempio alla Santa Patrona e di celebrare con solennità i festeggiamenti in suo onore, per manifestare il loro affetto e la loro gratitudine. I festeggiamenti culminano nei giorni dedicati a Santa Barbara, 3, 4 e 5 dicembre. Questa grande festa ogni anno viene annunziata ai cittadini con spare di bombe e sfilate di bande musicali per le vie cittadine il 3 novembre, cioè un mese prima, giorno che nel linguaggio comune dei paternesi viene chiamato Umisi di Santa Barbara. Tuttavia la preparazione dal punto di vista spirituale alla festa ha inizio il 18 novembre con la tradizionale quindicina in onore alla Santa, che si conclude il 2 dicembre. In questi giorni di preparazione, sin dalle prime luci dell'alba, i giovani, con entusiasmo, si recano sul campanile della chiesa della patrona per dare inizio ad un lungo scampanio che viene chiamato ancora oggi Anona. È proprio dal 18 novembre che il Tempio della Santa diventa meta di continui pellegrinaggi provenienti da tutte le parti della città. Ogni sera la chiesa è gremita di fedeli per la celebrazione eucaristica, animata da una diversa comunità parrocchiale della città. La quindicina si conclude il 2 dicembre, giornata del cereo, dando inizio alle giornate clou della festa. Per tutta la mattinata i cerei, o come vengono chiamate a Paternò, le varette, girano in diversi rioni della città in un clima di gioia e di festa, per poi ritrovarsi alla sera a sfilare insieme per il corso principale fino alla chiesa di Santa Barbara. I 9 cerei, che rappresentano le varie corporazioni cittadine, sono il cereo degli operai, chiamato anche dei muratori o di Santa Barbara, per il fatto che l'ultima e precede il fercolo della Santa, dei contadini, dei commercianti, anticamente dei putiari d'ovino, cioè coloro che vendevano il vino, dei panettieri e mugnai, dei dipendenti comunali, un tempo dei macellai, dei pescatori,
degli ortolani, dei camionisti, un tempo dei carrettieri, dei massai. Essi sono stati realizzati nel corso del XIX secolo, inoltre sono delle vere e proprie opere d'arte il legno scolpito e dorato, che nel tempo sono diventati parte integrante della festa. Paternò vanta di avere il maggior numero di cere in tutta la provincia, dopo Catania. Dicembre, vigilia della festa, nella chiesa di Santa Barbara, fin dal mattino, vengono esposte alla venerazione dei fedeli le sacre reliquie della Santa. Alle 10:30 segue la celebrazione della Santa Messa con la partecipazione del corpo dei Vigili del Fuoco, presieduta dallo stesso cappellano. Inoltre, a partire da questo giorno, il Tempio della Santa aggiunge alla sua originale bellezza lo sfarzo di eleganti addobbi, in particolar modo quello floreale, che arricchisce gli altari con fiori, che pur cambiando la loro composizione, non cambiano il loro colore. È un accostamento di bianco e rosso, dove il primo sta a simboleggiare la verginità, il secondo il martirio. Dopo la celebrazione alla presenza delle autorità, una ghirlanda di fiori bianchi viene deposta da uno dei vigili del fuoco sull'immagine di Santa Barbara posta nella facciata della chiesa. Nella serata vi è la solenne concelebrazione eucaristica che precede la processione con le reliquie che ogni anno viene celebrata in una diversa parrocchia della città. La processione con le reliquie della Santa si snoda per le vie principali della città con la partecipazione delle associazioni, delle confraternite, del clero, delle autorità civili e militari, accompagnata da una grande partecipazione di popolo, tutto in un clima di raccoglimento, di preghiera e di lode al Signore e alla Santa. La processione si conclude nella chiesa di Santa Barbara con la benedizione solenne.
Alle 21, in Piazza Indipendenza, ha inizio la tradizionale entrata dei cantanti, con la partecipazione da qualche anno dei ragazzi delle scuole elementari, che come nel passato inneggiano alla Santa con poesie e canti, e la partecipazione di un grande coro di devoti, accompagnato dal corpo bandistico cittadino, che eseguono le antiche e tradizionali cantate, che un tempo venivano eseguite dalle corporazioni cittadine, Muraturi e Mulinara, che risalgono alla fine del 1800 e agli inizi del 1900. La serata si conclude con l'ingresso del carro trionfale infiorato, che rappresenta l'apoteosi di Santa Barbara tra inni e spari di fuochi d'artificio. Mattino del 4 dicembre, giorno del martirio di Santa Barbara, il giorno in cui la Chiesa celebra il suo Dies Natalis, viene salutato dal suono festoso di tutte le campane. E dallo sparo di 21 colpi al cannone dal castello normanno, mentre i complessi bandistici allietano di note musicali le vie della città. Di buon mattino i fedeli gremiscono il tempio della patrona per partecipare alle ore 8 alla svelata della Santa. Cioè l'apertura della cameretta che custodisce per tutto l'anno il venerato simulacro di Santa Barbara. È il momento in cui la gente può ritrovarsi innanzi all'amata patrona per presentarle ancora una volta le ansie e le gioie della vita e invocare da lei aiuto e protezione. È un'esplosione che parte dal cuore di ogni paternese e che riecheggia oltre le pareti del tempio. La veneratissima immagine viene esposta solennemente sull'altare maggiore tra le acclamazioni dei fedeli, preghiere, canti, suono di campane e squilli di trombe. Segue la Santa Messa solenne, presieduta dal parroco, che precede l'uscita della Santa e durante la quale vengono benedette le cappe bianche che i portatori del fercolo e i devoti indossano durante la festa. Alle 10 in punto, ai rintocchi della campanella, suonata dal maestro di Vara, l'argenteo fercolo con il simulacro e le reliquie di Santa Barbara esce solennemente dalla chiesa, tra spari di mortaretti, suono di campane e le melodie dei corpi bandistici,
per essere accolto dai fedeli e dare inizio alla processione. L'uscita e il messaggio del parroco alla cittadinanza, la santa riceve l'omaggio dalle autorità civili, dai cerei e da parte di tutto il popolo. Durante tutta la processione, la gente si stringe attorno alla santa, manifestando il loro affetto e la loro devozione, offrendo al suo passaggio grossi ceri o torce, candele, fiori, offerte in denaro e gioielli per grazie ricevute. Sono migliaia i gioielli che sono stati donati alla santa dai secoli passati ad oggi, che ricoprono nei giorni 4 e 5 dicembre la venerata immagine della santa patrona, a testimonianza della fede e devozione di un popolo che nel tempo si è sviluppata e consolidata. Tra gli ori o ex voto occupano un posto di rilievo la collana pettorale, interamente in oro, che reca all'estremità il prezioso toson d'oro, onorificenza che i re borbonici usavano donare ai nobili che si erano distinti per particolari meriti. Il pettorale venne donato alla santa dalla nobile famiglia Moncada di Paternò. Un'altra collana in argento dorato, con all'estremità un medaglione recante i simboli della Santa Martire, fu realizzata e donata nel 1800, a ricordo e ringraziamento dell'arresto della colata lavica del 1780. A questi si aggiunge il cosiddetto mazzo di fiori, che la Santa tiene nella mano sinistra, insieme al libro dei Vangeli. È stato realizzato nel 1934 con le offerte in oro e denaro da parte dei cittadini, sostituendo il vecchio. Un vero gioiello d'arte realizzato dalla casa Staurino e Protti di Valenza. L'opera costituisce una composizione floreale di gigli, simbolo di purezza, rose, simbolo dell'amore per Cristo, e gelsomini che stanno ad indicare il profumo della santità. Costituito interamente in oro con pietre preziose e rubini in ogni fiore. La corona, simbolo della gloria, e la palma del martirio sono state realizzate nel 1969 in sostituzione alle precedenti in argento, con un'ulteriore raccolta straordinaria di ex voto in oro. Nel 2004, in occasione del restauro del simulacro, entrambe sono state riadattate e la corona è stata arricchita da ulteriori pietre preziose. Infine, in occasione del grande giubileo del 2000, l'amministrazione comunale del tempo ha offerto alla santa patrona le chiavi della città, realizzate in argento cesellato, per rinnovare l'atto di affidamento della città alla santa patrona all'inizio del nuovo millennio. Una delle soste più significative della Santa, il mattino del 4 dicembre, è quella nella chiesa della Madonna dell'Idria, un tempo di Santa Barbara. Questo per ricordare ancora oggi che il culto a Santa Barbara si sviluppò in quella chiesa e si trasferì nella nuova dopo il miracolo della peste che scoppiò proprio in quel quartiere. Dopo l'Idria, che secondo un'antica tradizione la Santa deve uscire dalla chiesa prima di mezzogiorno e sono tante le dicerie e le leggende che circolano a tal proposito, la processione fa il suo ingresso trionfale in piazza Vittorio Veneto, o per i paternesi a Sant'Antoni, dove nel 1576 fu allestito uno dei lazzaretti per gli ammalati di peste. E proprio in quel luogo, dopo la guarigione degli ultimi ricoverati, che si gridò al miracolo, dove ancora oggi si ricorda quell'evento, della vittoria di Santa Barbara sul male della peste.
Sono migliaia le persone che affollano la piazza per accogliere l'arrivo della Santa in un tripudio di festa, accompagnata da un'esplosione di fuochi d'artificio, divenendo uno dei momenti di festa più atteso da tutti. Dopo la sosta nella chiesa di Sant'Antonio, nel pomeriggio alle ore 16.30, riprende la processione della bara, preceduta dai cerei, sostando davanti le varie chiese della città, ricevendo così la Santa lungo la visita alla sua gente, l'omaggio da parte di tutti. Serata, dopo aver raggiunto il quartiere Villetta, parrocchia San Biagio, una delle zone più periferiche della città, e aver ricevuto la calorosa accoglienza da parte di quella gente, la processione riprende il suo percorso che si concluderà in tarda notte nella chiesa di Santa Barbara. Cinque mattina, per il corso principale della città, accompagnati dal corpo bandistico, sfilano tutte le autorità civili e militari sino a Piazza Santa Barbara, dove verranno resi gli onori al monumento ai caduti in ricordo delle vittime di tutte le guerre. Alle ore 11 ha inizio la processione introitale per il solenne pontificale, presieduto dall'arcivescovo metropolita di Catania, con la partecipazione di tutto il clero del vicariato, dei cappellani delle vicine basi militari e delle autorità. Nell'anno 2005, in occasione del giubileo parrocchiale, ha presieduto la solenne celebrazione Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Paolo Romeo, nunzio apostolico in Italia, con l'assistenza dell'arcivescovo metropolita di Catania, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Salvatore Cristina. Una Vergine si onora.
sempre viva e santa, o gran Vergine costante, e la patria ogni ore canta, alta gloria e santo. Alla fine della celebrazione, il sindaco, a nome della cittadinanza, invoca il patrocinio di Santa Barbara sulla città di Paternò. Nel pomeriggio riprende nuovamente la processione con il simulacro e le reliquie della Santa sull'argente ofercolo Ovara, realizzato nella metà del 1800, in sostituzione probabilmente del più piccolo e antico degli inizi del 1600. Nella realizzazione del nuovo e più grande fercolo che i paternesi hanno voluto donare come segno della loro crescente devozione verso la Santa Patrona, hanno utilizzato alcune parti dell'antico, quali le splendide formelle in argento cesellato che riproducono le scene della vita e del martirio della Santa. La processione, dopo aver sostato nei pressi dell'ospedale civico Santissimo Salvatore per la benedizione agli ammalati e aver toccato la zona nord del paese, fa il suo ingresso solenne in Piazza Indipendenza, dove attendono l'arrivo della Santa migliaia di fedeli. In un'atmosfera di festa, tra musiche e luci, segue il tanto atteso spettacolo piromusicale. Alla fine della piazza principale, anche se già molto tardi, in devoto pellegrinaggio, i fedeli accompagnano la Santa Patrona nella sua chiesa. Il fercolo, concludendo il suo tradizionale giro per via Teatro, via San Gaetano e via Poggio, fa il suo trionfale ingresso in piazza Santa Barbara, dove prima di entrare definitivamente in chiesa riceve l'ultimo omaggio da parte delle barette, mentre dal castello normanno, sulla collina storica, viene eseguito un grandioso spettacolo di fuochi d'artificio. Nel tempio i fedeli, ancora una volta numerosi, attendono il rientro della processione per salutare l'amata patrona. Magari un po' stanchi e qualcuno un po' triste perché la festa sta per finire, ma tutti con il cuore carico di gioia e commozione per i bei giorni vissuti insieme con la loro santa. Ai tuoi contenti, scorporaro in questa terra, sei tutela delle genni, da cui precedi il tuo cuore. Come una grande famiglia, tutti uniti a fare festa nel nome di Santa Barbara. Dopo la solenne benedizione si chiudono le porte della cameretta, tra le acclamazioni e le lacrime di gioia e di commozione.
Ma la festa non si è ancora definitivamente conclusa. Dopo i giorni clou segue l'ottavario, con un susseguirsi di celebrazioni che si concludono l'11 dicembre, ottava della festa, quando ancora una volta, aprendosi le porte della cameretta, i fedeli avranno la possibilità di incontrare per un'altra giornata la loro Santa Barbara. Infine, in serata, dopo la Santa Messa solenne, il simulacro e le reliquie della Santa vengono portate processionalmente nella piazza antistante la chiesa per l'atto di affidamento e la benedizione della città, per poi essere definitivamente riposto nella sua cameretta. Il 27 maggio Paternò celebra la festa del patrocinio di Santa Barbara, o più comunemente Santa Barbara delle Rose. La festa del patrocinio di Santa Barbara venne istituita in occasione dell'eruzione dell'Etna nel 1780, la cui lava minacciava di raggiungere la città di Paternò. Il 27 maggio dello stesso anno, dalla chiesa di Santa Barbara, si snodò una processione penitenziale con il busto reliquiario della Santa, accompagnato da una moltitudine di popolo. La lava si fermò quando i penitenti giunsero presso il feudo di Ragana, ponendo la sacra reliquia innanzi al fronte laico. Successivamente la curia arcivescovile di Catania riconobbe l'evento come miracoloso. Tale festività è stata consolidata nel 1983, quando ancora una volta la lava dell'Etna stava per raggiungere il centro abitato. Così, il 30 aprile dello stesso anno, i paternesi, fiduciosi nella Santa Patrona, portarono processionalmente ancora una volta il busto reliquiario innanzi al fronte lavico, che si arrestò prodigiosamente. Da lontano 1780, ancora oggi, il 27 maggio di ogni anno, viene portato in processione lo stesso busto reliquiario realizzato dall'argentiere palermitano Onofrio Merendino nel 1621, nel quale è incastonata una reliquia dell'osso calveo donata dal padre cappuccino Padre Urbano da Paternò, che ottenne dal monastero basiliano di Francavilla nel 1620. La sera del 27 maggio, prima della celebrazione eucaristica, dal palazzo di città muove il corteo civico per offrire la tradizionale corona di rose alla Santa Patrona. La consuetudine di adornare il busto di Santa Barbara con una ghirlanda di rose risale al 27 maggio 1780, quando, avvenuto il miracolo, i fedeli, in un clima di festa e di gratitudine, intrecciarono una corona di rose ponendola sul busto della Santa durante la processione di ritorno al paese. Da qui l'appellativo di Santa Barbara delle Rose. Subito dopo la celebrazione ha inizio la processione per le vie del centro storico, sostando innanzi ad alcune edicole votive realizzate in onore della Santa come segno di gratitudine per lo scampato pericolo in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 che rase a suolo la città di Messina. Yeah.
Rientrata la processione nella chiesa della patrona, si concludono le celebrazioni con il canto del Te Deum di ringraziamento e la solenne benedizione. Il 27 luglio ancora una volta i paternesi onorano la Santa Patrona con la festa della traslazione delle reliquie, pur essendo conosciuta da molti come la festa di Santa Barbara di Mezz'estate. Tale festività trae origine quando nel lontano 10 luglio del 1660 venne donata ai giurati di Paternò l'insigne reliquia del braccio della Santa da parte di Fra Stefano de Marinis dell'Ordine dei Predicatori del convento di Messina. E il 27 luglio del 1667 venne donata alla chiesa di Santa Barbara. Quest'evento venne ricordato anche negli anni successivi, consolidandosi ancora di più quando il 27 luglio del 1731 i padri benedettini della chiesa della Gancia di Paternò donarono un'altra insigne reliquia di Santa Barbara alla chiesa della Santa Patrona. Così nel tempo si è venuta a istituire la festa della traslazione delle reliquie, che ogni anno, fino ad oggi, si celebra con un certo rilievo. I festeggiamenti si aprono il 26 sera con una solenne celebrazione nella chiesa della Gancia e la processione con la reliquia della Santa Patrona fino alla chiesa di Santa Barbara, a ricordo della donazione fatta da parte dei padri benedettini della suddetta chiesa. Nella giornata del 27 luglio, oltre le reliquie, viene esposto alla venerazione dei fedeli il simulacro della Santa Patrona. In serata, prima della solenne celebrazione eucaristica, dal palazzo di città muove il corteo delle autorità civili per offrire l'olio per la lampada votiva che arde dinanzi all'altare della Santa. Dopo la Santa Messa segue una breve ma partecipata processione con le reliquie e il simulacro della Santa, portato a spalla su di una portantina dai devoti. Per tale occasione i fedeli hanno ancora una volta l'opportunità di incontrarsi con l'amata patrona e la possibilità di ammirare da vicino lo splendore dell'artistica statua in argento cesellato priva degli ex voto che la ricoprono nelle celebrazioni di dicembre. Thank you.
festeggiamenti si concludono in serata con gli immancabili fuochi d'artificio e dopo la benedizione con le reliquie. Segue il saluto alla Santa, che viene nuovamente riposta nella sua cameretta, dandoci a tutti appuntamento alla grande festa di dicembre.